la diatriba tra Spencer e Darwin. Spencer, il filosofo, e poi si occupava anche di economia, una volta, vi dico anche l'anno così vi darvi, 1882, New York, un teatro americano da 3.000 posti, pieno come un uovo, non c'entrava più uno spillo, tutta gente ricchissima che era lì per ascoltarlo, perché Spencer stava per rivelare il Vangelo che avrebbe liberato i ricchi dal loro senso di colpa. Perché i ricchi, purtroppo, leggendo magari ancora i Vangeli o la Bibbia, dicevano, proprio tutto non ci torna. Andarono dal nuovo profeta, il quale disse, ma voi siete il futuro dell'umanità, perché se siete ricchi, è perché ve lo meritate, perché siete diventati produttori. Voi siete quella parte dell'umanità che fa sì che l'umanità evolva, come in natura. I migliori prevalgono. Così disse Darwin, disse Spencer. Quando Darwin sentì queste cose andò su tutte le furie, gli mandò una letteraccia bestiale. Ma non fu molto pubblicata, se fu pubblicata non la pubblicarono nessuno, cioè rimase in circuito ristretto. Sui grandi giornali di opinione venne detto, oggi sappiamo che la ricchezza, grazie ai ricchi, noi possiamo avere una patria grande, forte, potente, di cui tutti possono godere. Quindi i poveri possono essere ben riconoscenti ai ricchi. E oggi in America sappiate che i poveri sono considerati semicriminali, perché disturbano con la loro presenza l'estetica degli ambienti. Per esempio, uno che non ha una casa dove andare a vivere e alla sera si mette su una parchina di un parco, viene preso e portato fuori città, lasciato in mezzo a una campagna, oppure portato in tribunale. Perché? Perché la sua condotta di vita è contraria all'etica. Perché cos'è? Come finisci su una panchina? Solito, perché ti droghi, perché sei un alcolizzato, perché non sai stare in una famiglia, distrugge la famiglia. Perfetto. Questo è scritto nero su bianco sulla storia delle leggi americane degli ultimi 30 anni, per cui i poveri prima venivano un po' aiutati, poi vennero considerati criminali. Perché? Perché erano persone squilibratissime che impedivano ai lavoratori sani, quelli che lavorano, che hanno lavoro, di godersi un parco tranquilli. Ci sono questi ingombri umani che permettono di dormire lì. Ma persino dormire in macchina a un certo punto non è stato più lecito. Se vi studiasse la storia così come raccontata da una docente dell'Università di Torino, che andrò a conoscere perché è una persona, visto dai video, veramente una bella persona, ha scritto, una docente di diritto, ha fatto uno studio di diritto comparato in cui si è visto la storia dei poveri in America. Cioè da impazzita, è la storia che aspetta di essere realizzata anche qua, per cui il povero è criminalizzato. Quindi si scambia l'effetto, la droga, l'alcol, la distruzione della famiglia, come la causa. Ok? Ecco. Questo quando noi ci sentiamo, ma io in fondo sono un moderato. Sì? Bravo. Complimenti. Moderati. Gramsci gli direbbe, non sei un moderato, sei un indifferente. E in un testo bellissimo di Gramsci il titolo è questo, odio gli indifferenti, cioè coloro che autorizzano le peggiori persecuzioni agli esseri umani, perché non gli è ancora capitata loro, poi arriva anche a loro, il loro turno. Capisci?